Oggi inizia l'ultimo giorno del festival Altri Mondi, Altri Modi, che ci ha impegnato in questi 2 weekend nel tentativo di provare ad affrontare una serie di temi tra i più disparati, che però ci pongono l'urgenza di una riflessione sul futuro. In che senso? Da un lato, nel senso del futuro che in qualche modo ci è proposto, dall'altro del futuro che vorremmo costruire. In questa serie di incontri che abbiamo organizzato, abbiamo deciso di invitare Anselm, che ringraziamo, per presentare il suo libro, Cemento, arma di costruzione di massa. Abbiamo deciso di presentare questo libro perché ci pare un elemento di riflessione importante, sempre più importante, ancor più alla luce della crisi climatica in cui siamo immersi, provare a discutere di alcuni aspetti fondanti in qualche modo del sistema di sviluppo in cui viviamo. E uno di questi è proprio il modo in cui costruiamo, possiamo dire. Il libro di Anselm parte dal crollo del Ponte Morandi, parte da questo evento per una riflessione che è molto articolata e che va a analizzare a fondo il cemento come merce e quale ruolo, in particolare il cemento armato, riveste dentro il capitalismo, perché è una merce così, diciamo, preferita dal capitale. Parte da questo evento, da questo tragico evento, con una considerazione rispetto alle motivazioni che vengono addotte come cause del crollo. E lo sappiamo tutti, era sui giornali, insomma, quotidianamente si discuteva se fossero stati i cavi nelle loro casse di cemento o se fosse stato il piano stradale, insomma, c'erano una serie di ipotesi. Anselm, insomma, critica queste ipotesi partendo dal fatto che è proprio connaturato a questa forma di costruzione del cemento armato, il fatto che abbia un'obsolescenza programmata, che è una parola che mo noi molto spesso sentiamo, come dire, quando si parla di elettrodomestici o di altri strumenti di questo tipo, ma raramente abbiamo sentito rispetto a tecnologie costruttive. Dunque, è molto interessante proprio perché in qualche modo ti lancio subito, insomma, qualche spunto. Pone due questioni. Una questione è appunto perché rispetto ad altre tecniche costruttive il cemento è stato così importante. L'altra questione è perché in qualche modo anche è importante avere consapevolezza e conoscenza di come il capitale ha usato questa merce dal punto di vista di una prospettiva altra, nel senso che un po' così nel libro è abbastanza chiara questa cosa qui. Il cemento non è l'unica strada, chiaramente, tra l'altro, appunto, tu parli della riscoperta cioè di questa fa falsa, insomma, discorso della riscoperta del cemento, piuttosto del cemento armato, della sua industrializzazione e quindi nulla, anche il suo ruolo che riveste nell'organizzazione degli spazi sociali, delle comunità, eccetera, eccetera. Quindi ti lascio subito, insomma, presentare il libro e poi magari andiamo un po' più sul dibattito. Ti ringrazio. Grazie. Gra gra
Mi sentite? Sì. Allora, grazie per l'invito agli organizzatori, grazie soprattutto a voi per essere venuti, perché in un pomeriggio primaverile di domenica forse uno potrebbe anche fare cose più simpatiche che discutere del cemento all'interno del cemento, d'altronde forse sarebbe, perché mi sembra comunque tutta una costruzione in cemento. Senza dubbio capisco, si possono ben scusare gli assenti, dunque hanno preferito magari stare in mezzo al verde, dunque tanto più grazie a voi che siete venuti. E dunque cerco dunque di riassumere alcuni aspetti del libro senza andare troppo belle lunghe, in modo di avere il tempo per discutere. E beh, prendo proprio spunto da una cosa che cinque minuti fa mi è stato raccontato da Massimo, che c'è un comune vicino a Milano che ha dichiarato già qualche anno fa la decementificazione. Allora, ne prendo spunto nel senso per dire, penso un libro contro il cemento difficilmente lo si sarebbe potuto pubblicare 20 o 30 anni fa. Dunque questo, il mio libro, devo dire, appunto, riscontra una certa eco. E che è dovuto evidentemente al fatto che in qualche modo si trova un po' in sintonia con una sensibilità che si sta diffondendo, c'è una critica o un rigetto del cemento armato, e questo è relativamente nuovo, perché ci sono altri due materiali che per molti versi assomigliano al cemento, poi magari alla fine tornerò su questo aspetto, cioè il petrolio e la plastica, e questi sono da parecchio più tempo, almeno dagli anni 70, effettivamente sotto il fuoco della critica. Invece il cemento, bisogna dire, ha mantenuto molto più a lungo una specie di aria di innocenza, dunque il cemento passa ancora oggi agli occhi di molti per un materiale neutrale, dunque un materiale che può essere utilizzato bene o male, ma che non ha, per così dire, una specie di intrinseca nocività come invece è innegabile per esempio per il petrolio e anche per la plastica. Invece io dunque, con il mio libro ho cercato anche di, diciamo, di rovinare la buona reputazione del cemento, e il che appunto è qualche cosa che sta anche già avvenendo su più larga scala. Ormai si nota in vari paesi che nelle diverse critiche e lotte, ad esempio ecologiche, ormai il cemento viene già utilizzato come in qualche modo un catalizzatore di critiche, dunque la cementificazione è per esempio già di per sé diventata una parola negativa, dunque con il cemento ormai una parte della popolazione, chiaramente non tutta, associa ormai con il cemento qualche cosa di negativo. E molte appunto anche delle lotte ecologiche ormai mettono anche già la parola cemento contro il cemento, eccetera, già dell'intitolato per esempio del comitato, del volantino, eccetera. E siamo dunque la critica al cemento è dunque qualche cosa che in qualche modo adesso si sta, per così dire, diffondendo all'interno, diciamo, di una buona parte del campo, se possiamo anche dire, che critica la società capitalista industriale. Allora, questo libro io ho avuto lo spunto per scriverlo dopo dal crollo del Ponte Morandi, anche perché, come tu hai ricordato, mi sono subito detto che non ci poteva esserci solo un errore specifico nel calcolo, la manutenzione, la colpa non poteva essere soltanto di Benetton, eccetera, ma in verità mi sembrava evidente che si trattasse piuttosto del primo di una serie di crolli annunciati, perché il problema non stava nel cattivo uso del cemento armato, ma nel fatto stesso che il ponte era di cemento armato. E dunque, facendo dunque un po' di ricerche, alla fine ho potuto anche mettere insieme tutta una serie anche di appunti, di riflessioni che io avevo raccolto per conto mio addirittura già a partire dalla adolescenza. Dunque la mia avversione al cemento e all'architettura cosiddetta moderna effettivamente in me è piuttosto antica. Allo stesso tempo ci tengo a sottolineare, io non sono né architetto né ingegnere, dunque ho scritto il mio libro, come dico, da dilettante, si potrebbe dire da amatore, o forse piuttosto si potrebbe dire da odiatore della materia. Questo allora mi è stato anche più volte rimproverato di parlare di qualcosa di cui non sono assolutamente un cosiddetto esperto. In effetti gli architetti di professione non si sono quasi d'altronde quasi mai degnati neanche di rispondermi. Oppure mi hanno detto che appunto che io non, recentemente a Cagliari alla presentazione un ingegnere mi ha detto io non dovrei parlare di cose di cui non so niente, così come lui si sognerebbe di scrivere un libro su Dante senza sapere niente di Dante. A cosa io ho risposto, e penso questa
forse una risposta che vale un po' per tutte questo tipo di critiche, che non bisogna essere un esperto, bisogna aver studiato architettura e ingegneria per in qualche modo discutere degli effetti che queste costruzioni fanno su di noi, perché l'architettura è qualcosa che tocca a tutti noi. Altre cose, per esempio, eventualmente per esempio le arti plastiche, la letteratura, possiamo anche dire che non ce ne importa niente. Invece tutti noi siamo quotidianamente, continuamente, siamo esposti alle scelte che hanno fatto i costruttori e gli architetti. Da quel punto di vista abbiamo effettivamente una parola da dire. Non si può assolutamente permettere che quel 0,1% della popolazione che sono architetti o ingegneri o di professione decidano quello che il 100% della popolazione deve vivere dal punto di vista dell'ambiente costruito. E dunque non c'è assolutamente bisogno di essere esperti per esprimersi su questo. Io penso che sia anche importante per tutti noi di opporlo a quelli che ci dicono che magari uno dovrebbe avere delle conoscenze specifiche in materia. Penso che non è così. E lo dico anche subito, anche per tra virgolette tranquillizzarvi, che io non vi annoierò con delle nozioni tecniche troppo specifiche, perché appunto anche io conosco solo, diciamo, il minimo indispensabile sul piano tecnico. Allora, qual è questo minimo indispensabile? Allora, che cos'è il cemento? Il cemento è di per sé effettivamente una cosa apparentemente abbastanza innocente, un miscuglio di acqua, di sabbia e di calce. Dunque la calce viene creato bruciando effettivamente la calce naturale a delle temperature molto elevate, motivo per cui il cemento contribuisce così fortemente al riscaldamento globale. A questo miscuglio poi si aggiungono normalmente già delle pietre frantumate o dei mattoncini per dargli appunto una maggiore stabilità, e questo è già stato fatto in qualche modo fin da almeno qualche migliaia di anni. Poi i romani antichi avevano anche scoperto, aggiungendovi delle terre vulcaniche, cioè la pozzolana, aumentava anche molto la resistenza di questo materiale, e lo utilizzavano per una serie di costruzioni, di cui la più grande, o almeno quella che esiste ancora oggi, è la cupola del Pantheon, che è fatta in cemento. Allora, questo fatto viene talvolta spesso anche opposto ad una critica al cemento, perché si dice, ah ma che voi, il cemento è sempre stato utilizzato già da migliaia di anni già dagli antichi romani, a cui bisogna dire sì, si trattava di cemento, ma non di cemento armato. Questo non è una differenza piccola, non è una differenza veramente tecnica. Il cemento che utilizzavano i romani non aveva armatura, per armatura si intende questa specie di gabbia normalmente metallica che dà una stabilità al cemento, dunque dentro la quale viene colato il cemento, e questa è una invenzione della seconda metà dell'Ottocento. Il cosiddetto cemento non armato, che era quello dei romani, invece ha un uso abbastanza limitato, ci vogliono dei muri molto spessi dunque in questo caso, e non sarebbe possibile né di fare un grattacielo né per esempio una diga su un fiume o altre cose, un cemento non armato. Dunque se non esistesse il cemento armato e con il solo cemento, quello dei romani, non si sarebbe mai potuto costruire l'1% di quello che oggi invece chiamiamo per abbreviazione, per così dire, il cemento. E dunque in verità, questo per dire, dunque in verità non c'è una continuità tra gli antichi romani e noi oggi, dunque non è un materiale, per così dire, come per esempio come la malta o come le pietre, ma un materiale tipicamente moderno. In effetti, d'altronde, dunque, questo cemento anche non armato sparisce più o meno per più di 1000 anni con la fine dell'impero romano, dopo non si utilizza praticamente più. Si ricomincia a utilizzarlo nel 6 e nel 700, ma in modo molto limitato. E in verità dunque il cemento comincia ad avere un grande ruolo soltanto quando poco dopo la metà dell'Ottocento in Francia viene inventato appunto il cemento armato, cioè si utilizza una rete in ferro, classicamente in acciaio, che dà appunto una maggiore stabilità. È stato inizialmente utilizzato per dei piccoli oggetti come le fioriere per il giardino, ma rapidamente è stato scoperto che si possono fare delle case intere con questo e con dei muri molto più sottili di quelli che sarebbero necessari per un cemento non armato, dunque che è praticamente inutilizzabile a questi scopi. Dopo questa invenzione, però, il cemento non è che si diffonde da un giorno all'altro.
inizialmente almeno fino alla seconda guerra mondiale fa dei progressi abbastanza lenti, viene utilizzato da un lato per le fondamenta, poi in certe occasioni, soprattutto proprio a Torino, forse uno dei primi posti mi hanno detto dove viene utilizzato effettivamente per delle ville liberty, almeno in parte. In Francia invece viene utilizzato soprattutto per le case popolari. Comunque nell'essenziale il cemento inizialmente soffriva di una specie di cattiva reputazione perché era considerato un materiale povero, un materiale appunto utilizzato per i poveri perché costava poco e dunque che non permetteva di per sé un particolare uso decorativo. In effetti soprattutto per le case, diciamo, per gli edifici pubblici o anche per le case della borghesia, se si utilizzava il cemento, spesso lo si rivestiva poi all'esterno con il marmo, con gli stucchi, con qualcos'altro che dava, per così dire, un tocco di classe a questo cemento. Il cemento dunque invece ebbe poi un vero trionfo soltanto essenzialmente grazie all'opera di un individuo che era l'architetto svizzero dunque Jean Héré, chiamato Le Corbusier. Allora, Le Corbusier dunque, è quello che aveva già cominciato dagli anni 20 in poi raccomandato l'uso sistematico del cemento armato ed è riuscito subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ad avere numerose commissioni dunque prestigiose ed imporsi come il più importante architetto del secolo. In effetti Le Corbusier ha fino ad oggi moltissimi ammiratori nelle scuole di architettura e altrove, addirittura le sue opere sono state dichiarate anche parte del cosiddetto patrimonio mondiale dell'UNESCO. E per fortuna però si sono levate anche di più e più delle voci critiche contro Le Corbusier. Io ripeto, l'unanimista, c'era una specie di ammirazione quasi unanime. Io cito tra l'altro il fatto che Giulio Carlo Argando, quel sindaco di Roma comunista, nella sua storia dell'arte, tra le più utilizzate anche nelle scuole, invece parla in termini di estremamente elogiativi di Le Corbusier, chiamandolo una specie di Picasso dell'architettura, elogiandolo per il suo aspetto umanitario e lo dichiara praticamente per essere una specie di compagno senza saperlo. In verità è vero tutto il contrario, appunto come è stato anche messo in rilievo anche negli ultimi anni, Le Corbusier da un lato aveva personalmente delle simpatie fasciste, almeno da giovane, e questo d'altronde evidentemente per vera convinzione, perché lo era perfino in un'epoca in cui questo non portava necessariamente a dei vantaggi, cioè gli anni 20 in Francia. Poi in seguito appunto ha offerto i suoi servizi un po' a tutti, le offerte a Stalin come le offerte al regime collaborazionista di Pétain durante la guerra in Francia, invece dopo la guerra invece è riuscito a far dimenticare tutto questo e diventare appunto una star apolitica ed internazionale. Però al di là di quello che si può dire sulla sua persona, invece proprio la sua architettura è, come l'ha detto bene qualcuno, un fascismo in cemento armato. Dunque tutto nella concezione di Le Corbusier respira dunque effettivamente l'autoritarismo. Lui stesso in verità ha chiamato le sue costruzioni l'ha detto che si tratta di una macchina per abitare, difficilmente si potrebbe in fondo qualcosa di più critico su questo tipo di architettura. Lui appunto ha calcolato che 14 o 18 metri quadri sono sufficienti per una persona per vivere. Dunque lui faceva da un lato le costruzioni per i ricchi o per le chiese o per gli edifici pubblici che almeno a secondo i conoscitori sono anche delle cose veramente notevoli di equilibrio e altro, però per il popolo costruiva città di cui la più nota è la città radiosa a Marsiglia, dunque dove al contrario si lesinava su tutto e in cambio diciamo di forse di quell'unico vantaggio di avere parecchia luce. Erano case che mettono in qualche modo il mondo all'inverso perché i pilastri staccano la casa dal suolo, dunque dal suo millenario rapporto con la terra, dunque lo mettono in qualche modo, la artificializzano e mettono il giardino sul tetto, dunque si può dire un mondo all'inverso. Sono dunque case che non prevedono più l'esistenza di strade, dunque non si tratta veramente più di una città, ma di case isolate in mezzo al verde. Però là dove appunto invece, perché lui si credeva anche un grande urbanista, lui già negli anni 20 aveva elaborato un progetto per buttare praticamente radere al suolo tutto il centro storico di Parigi e sostituirlo con dei grattacieli e in seguito ha fatto diversi altri progetti di questo genere.
Diciamo, per fortuna è riuscito a, a costruire solo una città più o meno intera in India, Chandigarh. E un'altra delle mie fonti di ispirazione per il libro è aver visto una mostra fotografica su che cosa è oggi questa città di Chandigarh, che si presenta dunque in condizioni pessime, perché una delle idee di Le Corbusier era proprio quella che l'architettura deve sempre ovunque essere la stessa del mondo intero, perché la sua doveva essere perfetta, però e dunque non teneva praticamente conto del clima, dunque il clima tropicale in India è riuscito rapidamente, diciamo, a trasformare questa città di Chandigarh in un ammasso di rovine invaso dalla vegetazione. Poi Le Corbusier, appunto, per ogni caso, questo l'ha detto anche spesso nei suoi scritti, pensava che l'ingegnere in qualche modo sa tutto e deve imporre al popolo le soluzioni buone per il popolo, tra cui tra l'altro per esempio un uso ovunque anche negli ospedali dell'aria climatizzato, dunque, con delle finestre che non si possono più aprire anche quando se si moriva di caldo. Era un patito assoluto dell'automobile e la sua cosiddetta carta d'Atene degli anni 30 prevedeva anche bisognava costruire le città in modo che tra gli incroci ci siano anche diverse centinaia di metri di distanza, di modo che è possibile di portare i motori a massima velocità prima di doversi fermare al prossimo incrocio. Dunque la città doveva esistere per l'automobile e non viceversa. E siccome lui prevedeva la divisione della città in zone, dunque una separazione tra l'abitare, il lavorare e il tempo libero, era anche previsto che si vive permanentemente in automobile. E vabbè, ci sono molte altre cose dunque da dire, che in verità dunque questa architettura di Le Corbusier dunque non era assolutamente una cosa umanista, ma in verità è proprio la tipica soluzione totalitaria, dunque dove appunto una piccola elite di tecnocratici pensava come si potesse creare, come diceva lui stesso letteralmente, una razza sana e bella. Lui addirittura voleva anche ricorrere all'eugenetica, dunque voleva creare dei posti dove appunto i migliori esemplari della razza umana si unissero per creare una progenitura dunque più perfetta. Era dunque veramente un esempio di una ingegneria sociale. E ripeto, adesso viene talvolta un po' criticato, ma ancora molto molto meno di quello che è necessario. Poi lo stile che lui ha lanciato poi è stato appunto dunque ulteriormente banalizzato sotto il nome di brutalismo, dunque uno stile che ha soprattutto dominato gli anni 60 e 70, soprattutto per esempio, molto spesso per esempio nelle università. Ed è dunque, io per altronde quando sentivo il termine brutalismo le prime volte pensavo che fosse un termine spregiativo creato dagli avversari per deridere questo stile brutale, invece no, è un termine che hanno utilizzato i creatori stessi, perché viene in verità da beton brut, dunque da cemento grezzo, che oggi normalmente vincono in qualche modo sempre tutte le inchieste sulla questione quali sono gli edifici più brutti della tua città, vincono quasi sempre gli edifici brutalisti, che in effetti vengono per fortuna spesso anche smantellate, perché inoltre sono normalmente anche piene di amianto, perché è la stessa epoca. Comunque, a parte anche Le Corbusier, bisogna dire dunque il cemento dunque ha avuto una approvazione quasi unanime fino ad un'epoca abbastanza recente. È stato introdotto anche in Unione Sovietica negli anni 50, dunque, dove poi ha dato adito appunto a delle costruzioni, cose che si sono diffusi poi appunto poi tutti i paesi dell'est, dunque di pessima qualità, ma anche oggi in gran parte già smantellati. Naturalmente è ancora peggio l'uso del cemento armato nei paesi diciamo, dove i costruttori hanno ancora più mano libera, come in Turchia. Appunto abbiamo visto che appunto adesso le 50.000 morti del terremoto in Turchia dunque sono dovuti, come la stessa grande stampa mainstream anche in un paese così controllato come la Turchia ha dovuto ammettere, sono in gran parte dovuto proprio alle magandie dei costruttori, il fatto che ci mettono troppa sabbia e che trascurano le più elementari norme di sicurezza. Però detto tutto questo, allora voglio dire brevemente dove sta il problema del cemento. Allora,
cominciamo con quello in realtà paradossalmente meno importante, con l'aspetto sanitario, perché è vero che il cemento non è tossico e dunque se crea problemi alla salute umana questi possono essere legati soprattutto a malattie polmonari dovuti soprattutto alla presenza di polvere di cemento nell'aria dopo per esempio le costruzioni o soprattutto le distruzioni. Quello che invece è più evidente sono i danni all'ambiente, soprattutto il contributo al riscaldamento globale. Come detto, dunque, la produzione di calce dunque, richiede temperature, mi sembra, intorno a 800 o 1200 gradi, grazie. E è stato calcolato che se l'industria del cemento fosse un paese, dunque sarebbe il secondo emettitore di CO2 nel mondo. Dunque se uno si vuole attaccare a questo problema si deve anche attaccare alla presenza del cemento. Dunque, generalmente parlando il problema del cemento non è il materiale in quanto tale, non è come l'amianto che ti può far morire anche con un millesimo di grammo. Il problema del cemento è la sua estrema diffusione nel mondo che non smette di crescere. In Cina, ad esempio, vengono colate ogni 2 anni più cemento che in tutto il XX secolo negli Stati Uniti. Dunque i cinesi stanno battendo di gran lunga tutti gli altri paesi per l'uso del cemento, naturalmente a parte della popolazione, ma anche a causa di un uso enorme, per esempio, della costruzione di dighe. E bisogna comunque ricordare, quando parliamo di cemento, pensiamo subito magari alle cosiddette costruzioni civili, cioè case, uffici, ma in verità gran parte del cemento viene collato invece per ponti, centrali nucleari e soprattutto per le dighe, che sono in assoluto i più grandi consumatori di cemento. Un altro aspetto dunque negativo per la natura è la questione che cosa fare con il cemento quando ha finito il suo ciclo di vita, e che arriva abbastanza rapidamente, poi parleremo anche poi di questo. Dopo 30 anni in verità il cemento comincia già a cedere e soprattutto comincia a arrugginire l'armatura metallica. Allora se l'opera viene smantellata abbiamo dunque delle enormi quantità di detriti, che ripeto non sono tossici, non sono radioattivi, però sono semplicemente tanti. E riciclarli è possibile tecnicamente, ma normalmente giudicato troppo costoso, e dunque gran parte del cemento viene semplicemente buttato in delle discariche, nel migliore dei casi, o semplicemente abbandonato in mezzo alla natura. Da dove viene poi un altro aspetto ancora del cemento, spiacevole, che il cemento non lascia delle belle rovine. In Europa ci siamo ormai abituati da secoli a guardare con un certo piacere estetico delle rovine fatte per esempio con materiali come le pietre naturali o il legno, tra l'altro anche perché possiamo osservare che questi materiali si stanno lentamente ritrasformando nella natura da cui sono usciti, dunque le pietre si sbriciolano e diventano sabbia, il legno in qualche modo si fonde con il suolo, eccetera. Invece le costruzioni industriali non danno praticamente mai delle rovine esteticamente apprezzabili, a parte forse per quelli che amano fare le foto di cosiddetta archeologia industriale. Ma è un fatto che il vetro, il cemento, l'amianto, la lamiera ondulata, questi materiali praticamente non si scompongono mai, dunque rimangono eternamente dunque allo stato di una semplice rovina industriale che quasi tutte le persone considerano dunque anche come esteticamente brutte. E poi soprattutto d'altronde in Italia, dove non si smantella praticamente mai niente, neanche le cose che non sono mai neanche entrate in funzione, dunque tipicamente lungo le ferrovie per esempio ormai è praticamente una successione ininterrotta di rovine industriali che, ripeto, molto, molto difficilmente ci danno la stessa emozione estetica come una casa contadina o un castello feudale dunque in rovine. Questa presenza dunque di grande quantità di detriti è legato anche ad un altro aspetto che è appunto la obsolescenza
forte e accelerata del cemento. Dunque il cemento è il materiale meno longevo di tutti i materiali di costruzione. Dunque il problema non sta tanto nel cemento in quanto tale, ma nella sua unione con appunto un elemento metallico. Perché essenzialmente il problema è che, a parte dei diversi comportamenti termici, soprattutto il metallo arrugginisce, questo è praticamente inevitabile, ma spesso non può neanche essere chiaramente visto, perché tipicamente l'armatura sta dentro il cemento, dunque non si sa che cosa sta succedendo là dentro. Poi questo è stato particolarmente tragico nel caso del ponte Morandi, perché il ponte fu ammirato a suo tempo, cioè negli anni 60, proprio per motivi estetici, perché Morandi ha avuto l'idea di coprire le funi, i cosiddetti stralli, di cemento per renderli invisibili. Ma questa idea in realtà si è rivelata una pessima idea, perché non si sapeva in seguito che cosa stava succedendo con questi cavi. Appunto, i controlli, come sappiamo, sono stati assolutamente insufficienti, dunque fino al punto in cui il ponte appunto è crollato. Però questo si potrebbe ripetere in molti altri casi, siccome appunto non è detto che una costruzione in cemento crolla dopo 30 anni, ma comincia ad avere dei problemi, perché esistono appunto, è praticamente inevitabile che appaiano delle cosiddette microfissure, delle piccole crepe, dove l'umidità entra e alla fine arriva dunque al metallo. Dunque a partire dai 30 anni queste cose avrebbero bisogno di una sorveglianza e manutenzione continua, ma siccome è costosa chiaramente viene abitualmente trascurata, come è stato anche il caso del ponte Morandi, dove appunto, come sapete, alla fine si è giustificato la società per autostrade italiane dicendo che il rischio era solo ipotetico. Dunque bisogna anche dire che anche questo, come tanti altri lati negativi delle tecnologie, è stato scoperto soltanto strada facendo. Ancora Morandi, quando ha creato il suo ponte, era convinto che questo ponte era eterno proprio perché era in cemento. Dunque il cemento aveva al contrario inizialmente la reputazione di un materiale estremamente resistente. Però per pensare alle conseguenze anche tragiche di questa cieca fiducia in certi materiali, pensiamo al terribile Eternit, dunque, che ha avvelenato dunque mezzo mondo, che pure l'Eternit, come già dice il nome stesso, è stato creato con l'idea che fosse eterno, invece come adesso vediamo eterno sono soltanto i danni che fa. Però questa, dunque, siccome poi la grande epoca del cemento armato era negli anni 60 e 70, siccome ormai sono passati 50 anni, uno può aspettarsi che ci saranno numerosi altri problemi in futuro. Infatti ci sono anche dei rapporti allarmanti, per esempio fatti in Francia sullo stato dei ponti, che in verità è un rapporto che l'altro non ha appena pubblicato, è praticamente stato fatto dimenticare, perché in verità ci vorrebbero poi degli investimenti giganteschi per rimettere tutti i ponti, per esempio, a norma di sicurezza, cioè altro che ponte sullo stretto. Però questa obsolescenza in verità dal punto di vista capitalista non è un problema, anzi è un vantaggio, perché permette naturalmente un rinnovamento accelerato, almeno là dove ci sono i mezzi finanziari disponibili. E anche questo, bisogna dire, un'altra genialità del capitalismo, di aver trasformato la casa, che è definito dalla legge come un bene durevole, invece in quello che la legge definisce, o la normativa, un bene semidurevole, come un frigorifero, come un'automobile, cioè qualcosa che dura soltanto qualche anno. E dunque proprio la casa, che in tutta la storia è stato associato con l'idea di stabilità, con l'idea di quello che puoi anche lasciare alle generazioni successive, dunque anche la casa, è diventato con il cemento un oggetto usa e getta. Questo è particolarmente evidente, per esempio, nei padiglioni, nelle piccole case di periferia che si creano, che stanno imbruttendo le periferie del mondo intero, e dove d'altronde abbiamo una perfetta coincidenza dei tempi. Dunque, normalmente gli inquilini devono indebitarsi per 30 anni con il mutuo per comprarsi una casa, e quando hanno finito di pagare il mutuo anche la casa li crollerà addosso, e dunque si può ricominciare tutto lo stesso ciclo. Poco piacevole per loro, invece un grande bene per chi pensa al PIL e alla crescita economica. Inoltre, come si sa, anche se è scoperto il cemento, anche delle pessime qualità termiche,
fa freddo in inverno e caldo d'estate, dunque da cui grande uso di climatizzatori e riscaldamento, il che naturalmente contribuisce ulteriormente al riscaldamento globale. E inoltre, soprattutto appunto, nelle città già calde del sud del mondo, dunque l'uso smodato anche dei climatizzatori d'estate, dunque contribuisce appunto a creare anche le famose isole di calore. Un altro problema ancora che crea il cemento sono i furti di sabbia. Dunque il cemento necessita enorme quantità di sabbia. Allora, di sabbia ce n'è molto nel mondo, ma quella del deserto non va bene perché i granelli non si aggregano. Ci vuole la sabbia che si può estrarre dai fiumi o sulle spiagge. E questa dunque attività estrattiva, dunque, tra l'altro appunto, altera il corso dei fiumi, e ha fatto sparire già interi pezzi di litorale in varie parti del mondo o delle isole, motivo per cui in vari paesi hanno vietato le esportazioni di sabbia, il che però ha avuto per come conseguenza la formazione dunque anche diciamo di mafie della sabbia, come si chiamano, che continuano ad estrarre e vendere la sabbia e a minacciare e talvolta uccidere le popolazioni locali che si oppongono a questo, per esempio quando per esempio queste attività per esempio tolgono ai pescatori per esempio la loro base di vita, come succede in Cina. E questo d'altronde si riassume un po' in una delle immagini perfette della globalizzazione capitalista. In una città appunto come Abu Dhabi stanno isolotti dentro il mare per metterci dei grattacieli, e per fare questi grattacieli devono importare la sabbia, siccome quello che hanno a casa loro non va bene, devono importare enorme quantità di sabbia da altri paesi come la Malesia, dunque, che ne subiscono poi le conseguenze. Dunque tutto questo, allora un altro aspetto ancora importante chiaramente che il cemento porta appunto alla sigillizzazione, alla cementificazione dei suoli, dunque anche di questo penso ho capito che è un grande esperto. Dunque il cemento, come è facile capire, dove sta, dove c'è il cemento, le acque non, il terreno non assorbe più le acque e dunque delle piogge anche moderate diventano una tragedia, tanto di più quando straripano i fiumi, magari proprio a causa anche della ghiaia estratta dal letto del fiume. E dunque anche qui molte catastrofe cosiddette naturali degli ultimi decenni dunque sono almeno in parte causate anche proprio diciamo da un suolo che non ha più una reazione naturale, dunque le acque da qualche parte devono pure andare. Dunque tutto questo sono dunque degli argomenti che potremmo dire argomenti tecnici, di cui d'altronde si comincia anche a prendere coscienza e talvolta si propone delle soluzioni tecnologiche in verità poco convincenti. La più nota di questo è il cosiddetto cemento verde. Allora, che significa cemento verde? Significa un procedimento che permette di cuocere la calce a una temperatura più bassa, dunque a una minore emissione di CO2. Però a parte il fatto che è difficile che questa tecnica si generalizza perché è più costosa e soprattutto mi sembra che porta le stesse conseguenze come l'automobile elettrico, cioè una volta che uno si alleggerisce la coscienza perché dice adesso è ecologica, dopo non ne può fare un uso ancora più smodato dell'automobile di un caso, del cemento nell'altro caso, dicendo che non è più un problema per l'ambiente. In verità, il vero, oltre a questi aspetti tecnici, almeno a mio avviso, il vero problema che crea il cemento in verità è un altro, che il cemento ha fatto sparire, come detto, ha assassinato in verità le architetture tradizionali, o quelle che possiamo chiamare vernacolari. Allora, non li ha fatto sparire nel senso, non è che è uscita una legge che dice adesso vietato costruire in pietra tagliata o con il legno o con l'adobe, cioè il fango seccato. Il fatto è semplicemente che il cemento, a causa sia del suo basso costo e del suo facile impiego, che non richiede artigiani ma richiede, a cui bastano anche dei semplici manovali, a causa di questa facilità, in qualche modo mi è venuta questa metafora, il cemento è in qualche modo un po' come una pianta molto invasiva, dove il problema non è la pianta in quanto tale, ma una pianta che toglie alla fine lo spazio a tutti gli altri, perché in qualche modo prospera talmente meglio di tutto il resto, o se potevo paragonarlo ai ratti che tolgono lo spazio a tutti gli altri animali.
In effetti, dunque, il cemento è quasi ovunque sostituito ogni altro tipo di costruzione. E questo è un danno enorme. Allora, appunto, più che architettura tradizionale, preferisco il termine architettura vernacolare, che fa un po' riferimento alla terminologia di uno dei primi grandi critici della modernità tecnologica, che era Ivan Illich. Vernacolare soprattutto con l'idea che le architetture tradizionali sono infinitamente variate attraverso il mondo. Allora, non siamo certo generalmente obbligati a ammirare tutte le società tradizionali. È vero che ormai ci siamo resi conto che il progresso capitalista non ha portato semplicemente dei vantaggi, e sappiamo anche che non si tratta semplicemente, come ha creduto un certo marxismo ingenuo, non si tratta semplicemente di appropriarsi del progresso portato dal capitalismo per poi volgerlo a un fine positivo. Ormai siamo diventati anche più critici verso questo progresso tecnologico industriale, il che non significa certo naturalmente una valutazione generalmente sempre positiva delle società tradizionali, soprattutto non del loro assetto sociale, dei rapporti di gender e altro. Però se c'è, penso, un aspetto in cui chiaramente le società pre-industriali erano superiori a quelle moderne, proprio nel campo dell'architettura. E, allora, le case, appunto, le architetture vernacolari, come sappiamo, sono estremamente diversificate. Questa è la prima constatazione. E devo anche dire, tra parentesi, un autore che ho scoperto facendo le mie ricerche, che mi ha molto colpito, è l'architetto austriaco Bernard Rudowski. Non so se qualcuno di voi lo conosce di nome, è un austriaco emigrato negli Stati Uniti che ha fatto nel 64 una mostra in America che si chiamava Architettura senza architetti, dunque già il titolo era molto ben scelto, e mostrava centinaia di esempi di architettura del mondo intero perfettamente adeguato all'ambiente locale e che sono architetture spontanee, dunque senza nessun architetto conosciuto. Allora, i vari libri di Rudowski, tutti bellissimi, esistono in parte anche in Italia, ma purtroppo sono assolutamente introvabili, però se avete mai l'occasione ve lo raccomando fortemente. E dunque le architetture vernacolari, di cui appunto troviamo chiaramente moltissimi belli esempi in Italia e generalmente nel Mediterraneo, hanno appunto un primo vantaggio, che sono sempre adeguate perfettamente al contesto locale, anche microlocale. Sono fatti con materiali locali, che è già un grande risparmio e anche e in termini appunto di tempo, se vogliamo, di economia, ma significa anche che queste costruzioni normalmente armonizzano bene con l'ambiente. Una casa fatta con la stessa pietra di cui si regge in qualche modo, e non c'è, significa che non c'è una frattura tra l'opera umana e la natura. Anzi, a questo punto addirittura le costruzioni sembrano quasi una continuazione della natura, una specie di escrescenza spontanea, quasi come una pianta. Inoltre, appunto, queste costruzioni locali normalmente hanno delle ottime soluzioni termiche, cioè tengono calde in inverno e fresche d'estate, proprio perché conoscono le circostanze locali. E un aspetto particolarmente interessante in questo sono per esempio le soluzioni che sono state trovate anche nei paesi caldi per creare il fresco anche d'estate. Per esempio, ho preso atto, per esempio, dopo aver scritto il libro, che esistono per esempio in paesi molto caldi come l'Iran o il Pakistan, esistono per esempio le cosiddette torri del vento, che è un sistema ingegnoso dove con una specie di panni stesi e di pezzi di legno che girano, l'energia del vento in verità finisce per creare del fresco dentro la casa. Proprio questo è uno dei tanti esempi di come in queste architetture vernacolari normalmente sono il frutto di lunghissima esperienza di sperimentazione fatto da persone anonime nel corso di secoli, dei millenni, che portano spesso alla soluzione perfettamente adatta a quel contesto. Inoltre, appunto, questo tipo di architettura vernacolari normalmente, appunto, non avevano bisogno di architetti o di ingegneri di mestiere. Non erano però neanche delle semplici autocostruzioni, ma tipicamente venivano fatte da quelle che appunto in Italia si chiamavano le maestranze, dunque da artigiani, corporazione di artigiani,
che avevano soprattutto un saper fare empirico, spesso non sanzionato da nessun tipo di diploma, ma trasmesso appunto all'interno delle botteghe o delle famiglie, e che permetteva anche appunto di fare delle costruzioni normalmente che seguivano anche i desideri anche dei semplici committenti, da cui nascono appunto costruzioni come quelle che appunto quelle preindustriali in tutto il Mediterraneo, che sono delle meraviglie non soltanto in termini spesso di stabilità, di prestazioni termiche e altro, ma che hanno soprattutto anche questa bellezza che tutte le case sono diverse l'una dall'altra, eppure c'è una unità di stile. Proprio questa è una cosa particolarmente notevole. Tra gli esempi più noti abbiamo per esempio l'architettura delle isole Cicladi in Grecia, o per esempio i paesi sulla costa pugliese, ma se ne posso dare tantissimi altri esempi, dove appunto il bello di questi posti è che c'è quello che possiamo chiamare un'area di famiglia, dunque ogni costruzione è singolare e particolare, eppure si vede che obbediscono ad uno stile comune, un po' come i membri di una famiglia che in qualche modo hanno una somiglianza di base, eppure nessuno è veramente uguale all'altro. Però appunto le architetture tradizionali in qualche modo dunque sono quasi sparite di fronte dunque al trionfo del cemento e anche di alcuni altri materiali, d'altronde come anche il mattoncino, il foratino, dunque ugualmente ha avuto un effetto alquanto simile. Portano dunque ad una estrema divisione tra testa e mano, nel senso che queste costruzioni in cemento vengono normalmente inventate da ingegneri ed architetti nei loro uffici, che spesso non vanno neanche sul posto, non gli importa nulla dei bisogni di chi deve vivere, utilizzare il luogo in questione, che spesso obbediscono per esempio anche considerazioni di prestigio, di altro, invece vengono poi eseguite invece da una manovalanza squalificata che deve semplicemente collare il cemento o mettere insieme dunque i blocchetti di cemento che vengono fatti in fabbrica. Quello che sparisce in mezzo invece è proprio questo artigianato specializzato che invece per millenni ha fatto praticamente tutte le costruzioni. E ricordiamo, perciò è anche abbastanza inutile di chiedere se tu non ti piacciono gli architetti più famosi come Le Corbusier, mi chiedo allora a quale architetto ti riferisci. Io dico a nessuno in particolare. La questione è proprio quello che non dico, bisogna abolire del tutto l'architetto, ma almeno è una funzione che è assolutamente sovrastimato, che gran parte delle costruzioni si potrebbero anche fare senza architetti. E sono state fatte storicamente senza architetti, dunque oggi gli architetti d'altronde sono essenzialmente dei designer che spesso appunto per il grande capitale o per gli stati creano degli oggetti che devono colpire, dunque in qualche modo come può colpire un'automobile o un gioiello per la sua linea, ma che non si interessano nullamente ai bisogni degli utenti e degli abitanti. Ho citato nel mio libro anche là un esempio già non più freschissimo, la Biblioteca Nazionale a Parigi, era proprio un capolavoro fatto negli anni 80, era già per esempio un capolavoro di imbecillità architettonica. E dunque poi il cemento ha dunque portato ad una specie di omologazione del mondo, mentre l'architettura tradizionale avevano questo di bello che sono diverse in ogni luogo, dunque come ti sposti anche di qualche chilometro spesso già cambiavano le forme perché cambiano anche i materiali. E dunque l'architettura tradizionale facevano parte di una ricchezza del mondo, della creazione umana, come erano i costumi per vestirsi, come lo erano come le lingue, come lo erano i cibi. Invece il cemento poi in qualche modo non è soltanto un materiale che ovunque assolutamente uguale, lo stesso nel mondo intero, ma che porta anche quasi inevitabilmente delle soluzioni molto simili, dunque a uno stile per esempio molto geometrico.
E da, dunque il cemento dunque, ha portato anche là ad un impoverimento della creatività umana, un po' allo stesso modo in cui, dico, in cui i jeans hanno sostituito tutti i costumi locali, dunque una specie di cibo mondiale fatto di pizza, kebab e hamburger ha sostituito, o tende a sostituire l'infinità dei cibi locali, e l'inglese o forse un po' il cinese sostituiscono le infinità delle lingue dei dialetti. Dunque lo sviluppo capitalista in verità ha portato ad un arricchimento, ad un impoverimento e soprattutto, ripeto, ad una omologazione del mondo. Poi, come ultima considerazione, dunque, ricordo ancora appunto il ruolo che svolge il cemento dunque, anche nel capitalismo contemporaneo. Allora, in ogni caso, volevo anche dire questo, naturalmente la problematica delle costruzioni, dell'abitare, anche della gentrificazione e altro non consiste solo nel cemento, è chiaro, non nego che si può talvolta utilizzare il cemento anche per qualcosa di sensato e soprattutto si possono sicuramente fare delle schifezze anche con altri materiali. Però nella pratica il cemento è talmente comodo da utilizzare che in qualche modo chiunque voglia fare un grattacielo, una diga o qualcos'altro lo fa in cemento. Però attenzione, sarebbe però sbagliato di vedere nel cemento soltanto una cosa che viene imposta dall'alto. Il cemento è effettivamente perfettamente interclassista, nel senso che è anche quello che si utilizza nel mondo intero nelle costruzioni delle favelas e dell'Islam, proprio a causa del suo basso costo, il suo facile impiego. Chiunque appunto vuole tirarsi fuori con poca spesa appunto una piccola casetta che non sia semplicemente fatta di assicelli e di plastica ricorre al cemento. E dunque questa universale diffusione del cemento dimostra anche proprio il fatto che ormai il capitalismo non può più essere considerato come una semplice imposizione che viene da un piccolo gruppo di dominanti su una popolazione dominata e innocente, ma in qualche modo il cemento mostra anche quanto in qualche modo siamo, in qualche modo anche chi, non tutti allo stesso grado, comunque in qualche modo il capitalismo è diventato ovunque uno stile di vita, un modo di vita che coinvolge effettivamente tutte le persone. E per questo anche, non sarà anche facile di uscirne. Sì, poi appunto ho ancora ricordato, certo il cemento svolge anche un grande ruolo economico, dunque sembra il mercato del cemento mondiale sono circa 10 ditte che se lo dividono. Si vede anche d'altronde ogni volta che un governo vuole rilanciare la famosa crescita, la prima, spesso l'unica cosa che gli viene in mente è di puntare sulle costruzioni tipo Ponte di Messina, perché in qualche modo intuitivamente anche i governanti sanno in realtà dove si crea veramente il plus valore, che cosa contribuisce di più alla crescita capitalistica. Però al di là di questo io ho fatto ancora, nel mio ultimo capitolo del mio libro, ho cercato di fare un ragionamento più concettuale sul nesso tra la logica del valore capitalista e il cemento. Però forse per il momento ho parlato abbastanza, questo magari ce lo lasciamo per dopo eventualmente. Grazie Anselm. Dunque io magari inizierei a raccogliere qualche domanda. Mi sembra che ci sono diversi spunti, no, che tu ponevi, che sono molto, molto interessanti e importanti. Per esempio questo discorso che facevi rispetto a, come dire, questa tendenza all'omologazione che di fatto comprime le capacità umane, no? Le riduce, è un aspetto interessante, no? Che poi anche se lo vogliamo astrarre vale per il discorso dell'oggettività della scienza, no? Nel senso che la scienza viene vista come qualcosa di oggettivo, ma in realtà anche lì ci sono delle scelte che in qualche modo condizionano la strada della scienza e magari altre tecnologie, altre forme di organizzazione che avrebbero avuto lo stesso o magari un migliore, diciamo, una migliore funzione, vengono tralasciate perché i costi di produzione sono troppo alti o per qualsiasi altro motivo. Per cui questo è un aspetto, secondo me, abbastanza importante. L'altro aspetto che mi veniva così da raccogliere un po' rispetto
a questa parte di presentazione è riguardo a una domanda aperta che ti faccio, no? Perché tu insomma dici sostanzialmente che bene o male questa crisi, il crollo del Ponte Morandi potrebbero seguirne molti altri, perché comunque diciamo a livello di temporalità i 30 anni dell'epoca del boom del cemento in Occidente sono ampiamente superati, no? Quindi quello che ti voglio chiedere è l'altro lato, cioè poi insomma magari raccogliamo un po' di domande, però intanto te lo introduco, è l'altro lato della medaglia, nel senso che poi il cemento ha avuto anche un ruolo diciamo di infrastrutturazione logistica dei mercati, ha un ruolo centrale nella globalizzazione, meno male, come anche materiale. Quindi cosa vuol dire il fatto che probabilmente ci troveremo di fronte anche a sempre più difficoltà nella catena del valore dovute anche a questa obsolescenza programmata, no? Il Ponte Morandi comunque in qualche modo parlava anche di questo, un polo come Genova. Nulla, quindi questi due spunti. Poi, insomma, se vogliamo iniziare a raccogliere qualche domanda, se ci sono. Va bene, se noi iniziamo da questo. Vabbè, direi che questa obsolescenza, in realtà, anche dal punto di vista dell'economia capitalista, è un'arma a doppio taglio. Da un lato è chiaro che il capitalismo si basa su quello che l'economista Schumpeter ha chiamato la distruzione creativa. Dunque l'idea che più rapidamente le cose si rompono, meglio è, si rilancia. Però questo è senza dubbio vero, per esempio nel caso dell'automobile, perché il privato ha normalmente la possibilità di ricomprarsi un'automobile. Nel caso della costruzione, soprattutto pubblica, la cosa è meno evidente, perché anche se la ricostruzione sarebbe chiaramente un bene dal punto di vista dell'economia globale, naturalmente non è detto che nel singolo caso ci sia effettivamente qualcuno disposto a pagare. E molto spesso al contrario, invece si preferisce di utilizzare le cose fino alla corda, dunque, appunto, come nel caso del Ponte Morandi. Oppure appunto con degli interventi che appunto spesso finiscono per essere più costosi rispetto ad una nuova costruzione. In effetti d'altronde già negli anni precedenti al crollo del Ponte Morandi era già stato d'altronde proposto più volte di smantellarlo e di metterci un'altra costruzione. Dunque qui come sempre d'altronde gli interessi, parlando in termini più specifici, gli interessi del capitale globale non vanno necessariamente pari passo con gli interessi dei capitali singoli. Poi per quanto riguarda anche la questione appunto delle alternative, allora da un lato direi veramente, ho detto, non è che ci possiamo sempre ispirare alla società preindustriale, cioè, sicuramente ci sono stati progressi reali in campi come per esempio la medicina, però nel campo dell'architettura io veramente non vedo nessun progresso. Dunque, questo d'altronde si vede anche molto da un fatto, chiunque visiti una città per esempio come turista quasi sempre si limita al centro storico, chi mai va a vedere un quartiere degli anni 50 o degli anni 80 così, per a meno di non avere veramente un interesse molto specifico, in qualche modo l'architettura a partire dalla società industriale non suscita praticamente mai nessun interesse di tipo estetico. E ripeto, anche dal punto di vista appunto di tutte le qualità, della stabilità, delle prestazioni termiche e altro, le costruzioni preindustriali sono praticamente sempre superiori. Allora, se uno si dice, si dice oggi non si può fare perché costa troppo, per esempio oggi farsi una casa in pietra tagliata è una cosa proprio, devi essere straricco per farti una casa. Eppure anche là, se una delle riuscite perverse del capitalismo è che le cose più elementari come una casa in pietra passano per un grande bene di lusso. Questo, ripeto, su più grande scala, questa perversione che con mangiare adesso come un contadino dell'Ottocento devi andare al negozio biologico e pagare il doppio, cioè le cose più elementari diventano un lusso nel capitalismo rispetto ai suoi prodotti di sostituzione. E qui entra anche la dimensione temporale, che se tu fai un calcolo tipo su un secolo, su due secoli, per esempio una casa
In pietra tagliata sì, ci metti molto più tempo, il che significa in un'ottica capitalista anche più soldi, però dopo magari ti rimane anche per secoli con poca manutenzione. E per, appunto, per molto tempo si è ragionato così, semplicemente il capitalismo in verità è una forma di infantilismo anche da questo punto di vista, che l'orizzonte temporale è estremamente corto, dunque si pensa sempre fino alla prossima elezione, fino alla prossima assemblea degli azionari, eccetera, e dunque è impossibile fare un calcolo in qualche modo di cui si vedono gli effetti positivi soltanto dopo decenni o alla generazione successiva. In effetti un altro, un intero capitolo del mio libro è dedicato dunque, ad un autore, grande autore, William Morris, dunque, autore inglese della seconda metà dell'Ottocento, grande difensore dell'artigianato in una prospettiva però proprio anticapitalista, e che ha scritto questo bel romanzo, di, questo romanzo chiamato Utopico, Notizie da nessuna parte, non so se lo conoscete, pubblicato nel 1890, circa, e qui immagina una Inghilterra del futuro, che d'altronde si svolge esattamente nei nostri anni, dopo la rivoluzione, in cui tra l'altro appunto, tutte le costruzioni sono fatte con estrema cura, e proprio con questo argomento ho detto ci mettiamo tanto a fare una cosa, una casa così bella, ma dopo rimane anche quasi per sempre e non dobbiamo praticamente più lavorare. O su un altro versante, un altro materiale tradizionale poi abbandonato e adesso ogni tanto timidamente ripreso è l'adobe, dunque sono le costruzioni dunque di terra cruda, di fango cotto, che invece non sono molto costose ma richiedono anche invece molta manutenzione, molta attenzione, protezione dall'umidità, e anche questa è un'altra cosa che, per cui in qualche modo l'orizzonte temporale capitalista in qualche modo non ha più spazio dunque per tutto quello che richiede cura, attenzione e manutenzione. Il cemento appunto è semplicemente la cosa più facile da fare, dunque, appunto al prezzo di doverlo rapidamente sostituire con un'altra costruzione. Vai Fede. Parla nel microfono perché se no non si sente. Pur essendo d'accordo che comunque le forme tradizionali di costruzione sono migliori, quello che volevo chiedere è, ma dal punto di vista del cemento, con le innovazioni tecnologiche tipo l'armatura non più liscia ma attorcigliata, inguaiata e con nuove formule chimiche di costruzione del cemento che non sia solo il Portland, non si riesce a sopperire a quelle difficoltà di obsolescenza che ha normalmente il cemento? Allora, come ho detto, da un lato esiste un cemento verde che è meno nocivo per l'ambiente perché è creato con meno calore ma è più costoso, dunque normalmente tutte le soluzioni più costose chiaramente non possono essere imposte in un contesto di concorrenza accanita economica tra i capitali. Sì, esistono anche delle armature in bambù teoricamente, ma nella pratica non vengono mai utilizzate. Adesso non ti so dire esattamente quali problemi tecnici incontrano, ma senza dubbio sono cose più delicate, perlomeno più delicate da fare. E soprattutto, ma anche se si potesse sul piano, come ho detto già prima, sul piano puramente tecnico creare un cemento meno nocivo sul piano ecologico, rimarrebbero tutti gli altri problemi, anzi a questo punto potrebbe essere utilizzato su scala ancora più larga, perché per così dire non c'è neanche più, per così dire, la cattiva coscienza per l'impatto ecologico. Comunque il cemento rimarrebbe dunque sempre in qualche modo un elemento di gigantismo, un elemento appunto che induce a essere mal utilizzato. Anche questo, ho fatto qualche giorno fa un articolo anche sul ruolo del cemento nel terremoto in Turchia, uscito sul giornale France de Libération. Anche là ho detto, non è il cemento in quanto tale, come piccola quantità, che è un problema. Il cemento ha una fatale tendenza a essere mal utilizzato, appunto, proprio perché si presta alla manipolazione, già a causa, perché il cemento, per esempio, non è una cosa che tu trovi nella natura, è dunque un miscuglio fatto dall'essere umano, di cui, per esempio, la cui relazione, per esempio, può essere cambiata. Dunque la tentazione, per esempio, di metterci troppa sabbia è praticamente irresistibile in certi contesti, così come è anche vero, tu puoi fare delle costruzioni
antisismiche in cemento, possono anche funzionare bene in paesi come il Giappone, però in molti altri paesi, come tra cui anche, sembra anche la Turchia, le costruzioni, l'obbligo di costruzioni antisismiche in verità diventa semplicemente un elemento che favorisce la corruzione, dunque le complicità e le carriere politiche, perché tanto non vengono fatte, semplicemente appunto favoriscono anche la dei gruppi criminali. E dunque il problema, ho detto, il problema del cemento sta proprio appunto anche nel suo uso assolutamente massiccio e anche nel fatto che, come dire, e appunto viene utilizzato o viene progettato da persone che vedono tutto soltanto sul loro schermo del computer, non ci mettono, magari non ci vanno neanche mai personalmente sul luogo dove viene costruito, e dall'altro lato appunto da manovalanze squalificate a cui non importa assolutamente niente di quello che stanno facendo. Dunque questo è molto diverso dall'artigiano tradizionale, che ha comunque una conoscenza anche intuitiva dei materiali, di come reagiscono, di come possono interagire con l'ambiente oppure no. Ecco perché penso che appunto anche un cemento in qualche modo meno nocivo in termini di emissione di CO2 risolverebbe soltanto una piccola parte del problema e appunto potrebbe addirittura essere foriero di un suo uso ancora più massiccio, come l'automobile elettrico. Ecco, ci sono altre domande? Allora, no, noi non sappiamo quanto cemento c'è in Italia, quanti edifici ci sono in Italia. Sembra assurdo, ma è così. E anni fa, io faccio parte del forum Salviamo il Paesaggio, non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare, non ci occupiamo di paesaggi, ci occupiamo di suolo, quindi di difesa di suolo libero. E continuiamo a cementificare e abbiamo sempre ragionato cercando di, addirittura abbiamo lanciato una campagna che si chiama, ancora viva oggi dopo 10 anni, Censimento del Cemento, dove abbiamo chiesto a tutti i comuni italiani di dirci quanti edifici vuoti, sfitti, abbandonati, civili e industriali c'erano. Qualcuno ci ha risposto dei comuni candidamente che quelli sono dati segreti, che non si possono divulgare. Ma vi pare logico, no? Sì, qualcuno sì. Qualcuno ha detto che avrebbe dovuto assumere delle persone per poter fare questo censimento e che quindi non rientrava nel bilancio di un comune, e a maggior ragione a fronte di tagli dei conferimenti da parte dello Stato, no? E quindi abbiamo sempre ragionato su 2 milioni di alloggi vuoti o sfitti. Allora, qui mi sembra che il tema della casa sia uno di quelli portanti anche di Ascatasuna, no? Per cui sentirvi dire che ci sono 2 milioni di appartamenti vuoti quando c'è gente che dorme per strada, sotto i ponti, e che lotta tutti i momenti per cercare di avere un tetto, è assurdo, no? Beh, la novità di questo periodo, ISPRA, che è l'istituto statale, quindi sono dati certi, ha accertato che sono 10 milioni, non 2. Cioè in Italia abbiamo 10 milioni di alloggi vuoti o sfitti. Sapete come si fa a renderli subito, buona parte di questi a nostra disposizione, non occupandoli, non facendo cose eclatanti, ma semplicemente mettendo una tassa subito, assumendo giovani, dando posti di lavoro a degli ispettori che vanno a accertare quanti sono veramente vuoti. Basta fare, io penso, se qui dentro c'è qualcuno di voi che non ha lavoro, semplicissimo, 1.000 euro al mese, non lo fate un lavoro così, anche carino, andate strada per strada suonando a tutti e vedendo chi c'è e chi non c'è, no? Si fa velocemente una cosa così, però poi non ti votano più alle elezioni, ammesso che ci siano ancora delle elezioni dove qualcuno va a votare. Ecco, allora la domanda è, diventerà una moda anche questa, perché 10 milioni è proprio un dato eclatante, no? Faccio ancora un piccolo riferimento,
L'altro giorno sento Elie Schlein, la mitica Elie Schlein, no? Quella che sul cavallo bianco risolve i problemi del mondo, che dice: dobbiamo fare subito una legge per bloccare il consumo di suolo. Azzarola, peccato che l'aveva già detta sta cosa al 30 di novembre dopo l'alluvione a Ischia. Vi ricordate che era venuta giù la montagna, eccetera, morti? Bisogna fare subito una legge per bloccare il consumo di suolo. Pensate che la legge, noi è 10 anni che l'abbiamo presentata e ogni volta che cambia il governo sparisce e finisce in un cassetto, no? E adesso è presentata da una sua ex collega in Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle, che ha preso la legge del Forum Salviamo il Paesaggio, quindi la legge dal basso fatta dai cittadini, non dai partiti. E basta andare a firmare. È risolto tutto. Poi, dopodiché, puoi fare tutte le tue interviste televisive, no? Allora, secondo me, verrà fuori la moda del blocchiamo la cementificazione. O no? Secondo te, sì o no? Ma non voglio essere troppo pessimista, ma all'interno della situazione attuale, politica e sociale, mi sembra molto difficile sconfiggere le lobby del cemento, dunque generalmente della costruzione. Cioè, appunto, là ci vuole veramente un forte movimento anticapitalista per imporre delle simili misure. E poi, soprattutto, fatta la legge, ho trovato l'inganno. Cioè, quanti milioni di case in Italia esistono che non dovrebbero esistere? Purtroppo, almeno in certe parti d'Italia, le migliori leggi rischiano di non essere mai applicate. Dunque, questo non significa certo che sia inutile dibattersi per una simile legge, però penso meno che mai si cambia il sistema a forza di leggi del Parlamento. Dunque, questa è almeno la mia convinzione. Invece, ormai l'unica cosa che serve, cioè di dire qui non si passa, è quello che appunto sono quelle lotte contro, come la Val di Susa o quella che si sta svolgendo attualmente in Francia contro i bacini di ritenzione idrica, dunque vicino a Poitiers, che sono ugualmente enorme costruzioni in cemento e dove d'altronde, non so se l'avete visto, siccome i bacini si dice bassin, dunque hanno creato anche questo gioco di parole dicendo non bassaran, dunque come una nuova frontiera. Io trovo appunto queste sono le, forse in qualche modo attualmente tra le lotte sociali più importanti e soprattutto secondo me più scevre di ambiguità, cioè mentre molte altre cose come una lotta salariale è giusta chiaramente nell'immediato, ma in qualche modo non ha nessuna prospettiva secondo me di trascendere il sistema, semplicemente aiuta di sopportarlo un po' meglio. Io penso che questo tipo di lotte ecologiche radicali per il momento non rischiano troppo di essere semplicemente integrati in una migliore amministrazione dell'esistente, perché pongono veramente in questione proprio le fondamenta stesse del sistema capitalista e soprattutto la incompatibilità tra economia e ecologia. In qualche modo questa penso è la consapevolezza che si deve ancora diffondere, dunque maggiormente, che non ci può esistere una soluzione ecologica all'interno di un'economia capitalista. Grazie mille. Ci sono altre domande? Beh, ci saranno per forza, no? Martina, che ha letto il libro? Ma un po' veniva già detto adesso con quest'ultima battuta che non ci può essere una transizione ecologica senza fuoriuscita dal sistema capitalistico. Però un po' quello che mi veniva da chiedere è come ci possiamo immaginare quindi una fase di transizione per quanto riguarda appunto un passaggio, no, di un cambiamento generalizzato rispetto per esempio a tutto quello che riguarda appunto la costruzione, la possibilità di abitare, la possibilità appunto di insomma avere delle infrastrutture per poter vivere però appunto in maniera sostenibile, considerando che appunto come per esempio quando parliamo di come dire una transizione per ad esempio la decarbonizzazione rispetto appunto alle automobili e quant'altro, non possiamo non pensare, non tenere in considerazione il fatto che chiaramente
c'è tutta una massa di persone che poi in primo luogo vengono colpite da quella che viene chiamata, no, transizione ecologica, verde e quant'altro. E quindi, insomma, se puoi aggiungere qualche suggestione rispetto appunto a come ci possiamo immaginare un passaggio di questo tipo nell'ambito appunto della costruzione e della possibilità di appunto cambiarla questa situazione, in questo quadro che chiaramente hai tratteggiato e che è quello attuale. Ma senza dubbio penso sia molto importante, soprattutto per le forze antagoniste, di combattere quel falso ecologismo che si chiama appunto transizione ecologica. E mi sto rendendo conto che cosa significa questo cosiddetto cappotto sulle case, che è una catastrofe assoluta. Dunque, questo, in nome del risparmio energetico, si stanno distruggendo le facciate con un materiale che è del polistirolo. Dunque questa cosa appunto viene spinto anche con l'argomento di diminuire i consumi energetici, ma in verità appunto non sarà soltanto un massacro sul piano dell'architettura, ma senza dubbio comporterà alla fine anche una delle grosse conseguenze, penso, ecologiche e sanitarie, quando tutto questo polistirolo si diffonderà nell'aria. E questo, non so se avete presente di che sto parlando, no? Questi cosiddetti cappotti che stanno adesso applicando a molte case e te le danno pure gratis, ma in verità mi rendo conto che è una catastrofe e che d'altronde appunto comporterà, come qualcuno ha detto giustamente, anche una specie di espropriazione, soprattutto da parte di piccoli proprietari che non se la possono permettere e che non potranno praticamente più né vendere né affittare la loro casa e dovranno svenderla per due soldi. Dunque sta sempre più venendo fuori che questa cosiddetta transizione ecologica promossa dai governi non è una misura insufficiente a metà, ma in verità per molti versi un passo esattamente nella direzione sbagliata. E qui penso bisogna anche fare una certa autocritica di una buona parte del movimento ecologista. Per tanto tempo per esempio quasi tutti gli ecologisti hanno focalizzato le loro critiche sul petrolio, dunque hanno criticato per esempio tutte le lobby del petrolio eccetera. Adesso vabbè, forse ci sarà una più o meno una mezza uscita dal petrolio, ma in compenso abbiamo il ritorno del nucleare o abbiamo una pala eolica su ogni tetto o un pannello solare e appunto un cappotto su ogni casa. Dunque per esempio anche là quello si vede la insufficienza di molte critiche, non bastava di criticare solo il petrolio, bisognava proprio criticare l'importanza dell'energia nella società contemporanea, ma questo lo può solo fare, si critica anche tutto il modo di vita che va insieme, dunque si critica per esempio anche per esempio il trasporto individuale. Altro? No, vabbè, ti chiedo una cosa io, è molto interessante la parte su Le Corbusier, rispetto a anche come in qualche modo appunto l'organizzazione, cioè alcuni architetti, alcuni ingegneri vedono di fatto l'organizzazione dello spazio come un esperimento sociale, no? E vabbè, tu poi fai anche una critica a chi criticava Corbusier, però pensando comunque a questo, cioè diciamo i situazionisti che pensavano comunque ad una forma di esperimento sociale, bene o male. Quindi cioè questo problema dell'abitare, per esempio a Torino ci sono enormi quartieri popolari costruiti proprio negli anni 60 e 70 che hanno in qualche modo delle caratteristiche specifiche collegate a un'idea dell'abitare operaio eccetera eccetera, e quindi ti volevo chiedere, cioè, quale anche lì questo discorso qua del di alcuni architetti anche progressisti che pensano che attraverso l'architettura si possa in qualche modo
disegnare una vita più giusta o cose del genere, è totalmente da cancellare dalla terra, oppure ha degli aspetti che secondo te sono da salvare? Ma diciamo tutti i tentativi di architettura alternativa anche degli anni 70, tipo ArchiZoom eccetera, mi sembrano perlomeno terribilmente datati. Dunque, c'è comunque sempre un aspetto di ingegneria sociale, c'è sempre in qualche modo l'idea di qualcuno che grazie al suo diploma e grazie alla sua capacità, in qualche modo alla sua formazione professionale, in qualche modo costruisce la vita degli altri. Dunque questo ovviamente è diverso rispetto alle costruzioni tradizionali, che venivano in qualche modo, erano delle variazioni individuali fatte spesso in accordo tra, per esempio, che si faceva costruire una casa insieme con appunto la maestranza, comunque che variando un modello già dato. E bisogna anche ricordare che molti delle più terribili cose degli anni 70, come il Cor Viale a Roma o lo Zen a Palermo, invece erano proprio state fatte con le migliori intenzioni, venivano proprio proposti come costruzioni appunto popolari, con abbastanza spazio, talvolta anche proprio con questa idea di una ricostruire addirittura una vita comunitaria. Appunto il famoso Cor Viale a Roma aveva un quarto piano, dunque che doveva essere soltanto per le attività comuni. Invece quello che è successo, naturalmente, non c'è nessuna attività comune, semplicemente si è installata gente là dentro che ha occupato questi spazi per non pagare più l'affitto. Dunque, e dunque mi sembra come minimo questo tipo di attività dovrebbe essere veramente delle attività autogestite, dunque e direi anche da parte di persone molto motivate. Il fatto che appunto in verità queste iniziative di così, diciamo, questa architettura fatta, diciamo, da architetti di sinistra, chiamiamolo così, molto spesso poi in verità veniva anche applicato a delle persone che da parte loro in verità non avevano nessun tipo di interesse particolare in questo, che volevano semplicemente avere un tetto e basta. Dunque mancava anche proprio, diciamo, la risposta da parte delle persone concernute. Poi comunque in ogni caso, cioè io direi in ogni caso oggi almeno in Europa non c'è veramente più bisogno di costruire niente, perché tanto la popolazione non cresce più, ci sono tanti spazi non utilizzati, tante case sfitte, tanti ministeri, tante caserme, tante altre cose inutili da utilizzare, dunque recuperiamo prima tutti questi spazi per un migliore uso e poi magari, come lo diceva già William Morris, man mano si decostruiscono gli edifici più brutti per sostituirli con altri più dignitosi. Cioè, certo, è chiaro che questa è la linea generale, come realizzarla naturalmente è un'altra questione. Comunque, appunto, ripeto ancora, il mio libro sul cemento doveva appunto essere un contributo sulla questione del materiale, perché naturalmente una critica all'urbanismo capitalista esiste da molto più tempo e si lega per esempio ai nomi come il francese Henri Lefebvre o l'inglese David Harvey, solo che questi studi di per sé molto importanti normalmente si legano molto all'uso dello spazio, dunque alla distribuzione dello spazio tra i vari gruppi sociali, anche a quanto spazio ognuno ha a disposizione e dove è situato, per esempio in periferia, al centro, eccetera. Invece normalmente questo tipo di attenzione, questo tipo di considerazione dava poca attenzione alla questione dei materiali utilizzati. Appunto in qualche modo con il mio libro ho cercato anche un po' di colmare questa lacuna, dunque non di contraddire necessariamente gli altri studi sull'urbanismo, ma in qualche modo di dire che in verità la questione non è semplicemente per esempio quanto spazio uno ha anche a disposizione, ma all'interno di che tipo di costruzione e con che quale materiale uno ha a che fare in questo nel suo mondo. Dove d'altronde anche sempre il mio libro ha anche sottolineato il fatto come è cambiato, anche sono cambiati anche i quartieri popolari. Per esempio, una cosa che oggi colpisce molto è che nelle periferie del mondo ormai molto spesso le rivolte della gente cominciano proprio contro il loro stesso ambiente, la gente comincia a fare a pezzi proprio gli immobili in cui vive, le macchine parcheggiate in basso, eccetera. E questo di per sé è una cosa di per sé abbastanza strana, anche se uno pensa tradizionalmente nei quartieri popolari la gente li considerava quasi come una specie di fortini dove aveva il suo mondo che doveva al limite anche difendere contro quello che veniva da fuori, ma non è che distruggevano le proprie case.
Invece le architetture carcerarie, appunto nate essenzialmente diciamo dalla seconda guerra in poi, hanno avuto anche questo effetto psicologico di trasformare la rabbia in qualche modo in odio contro se stessi. Dunque l'odio di classe è diventato un odio contro se stessi, è diventato dell'autolesionismo. Dunque in qualche modo quel disprezzo che si vivono gli abitanti delle periferie, alla fine spesso finiscono alla fine per volgerlo contro se stessi. Ecco perché anche posti come la Cité Radieuse di Le Corbusier a Marsiglia poi sono diventati alla fine dei covi di miseria e di violenza, come il Corvialo o tanti altri, non so, ci sono veramente l'equivalente anche a Torino. Sì, sì, ce ne sono diversi. Cemento omologante sulla forza lavoro anche che produce, no, queste costruzioni, invece rispetto a chi abita lo spazio cementificato, no, quindi omologato, tutto uguale. Cioè volevo chiederti, secondo me appunto si collega anche all'ultima questione che dicevi, no, rispetto alle rivolte magari di quartieri contro proprio i loro stessi spazi, perché poi secondo me articolare un po' la questione rispetto a, cioè, propri spazi, forse no, nel senso no, rispetto alla questione dell'ingegneria sociale, così, cioè attraverso il cemento sono stati creati interi quartieri che in qualche modo dettano tempi, spazi e modi di vivere la vita, no, e quindi in qualche modo, cioè, provare un po' ad articolare. Sì, sì, perché poi chiaramente pessime abitazioni sono sempre esistite, dunque anche con pochissimo spazio, poca luce, eccetera. Però quello che mi sembra più caratteristico anche di questi appunto enormi quartieri, soprattutto sorti del dopoguerra, è appunto questa esistenza di formicai, dove effettivamente le persone si vivono anche la sensazione di non essere altro che delle formiche, dunque in verità di non avere nessuna individualità, di non contare per niente, dunque anche se vivi tipo all'undicesimo piano, alla trentesima porta, e questo perlomeno non ti rende alquanto più difficile in qualche modo di sentirti a casa in questo mondo e di avere in qualche modo l'idea di che la tua persona è legata anche ad un luogo specifico nel mondo. E dunque questa idea di essere totalmente interscambiabile, in qualche modo di essere soltanto un numero tra i tanti, in qualche modo non è che ogni singolo caso, ma può senza dubbio contribuire anche ad una sensazione di autosvalutazione, dunque ad una specie di rabbia diretta sì contro il mondo esterno, ma anche contro se stessi, dunque perché il disprezzo che uno subisce facilmente uno finisce anche per interiorizzarlo. Naturalmente questo non è solo la conseguenza del cemento, però diciamo il cemento è un elemento proprio diciamo di questa riduzione anche dell'abitare, dunque una delle funzioni centrali dell'essere umano, dunque ad una funzione puramente macchinale, appunto come Le Corbusier invece diceva con orgoglio, questa sensazione di essere semplicemente una rotella in un gigantesco meccanismo. Va bene, possiamo prendere ancora una domanda se c'è qualcuno, se no andiamo a chiudere, facciamo 10 minuti di pausa prima del prossimo dibattito. Prego. Questa sensazione di essere semplicemente una rotella in un gigantesco meccanismo. Bene, possiamo prendere ancora una domanda? Stavo ragionando sulla questione del cemento e dei suoi problemi, che non sono tanto il materiale in sé, la questione che sta diventando il materiale principale e sta togliendo spazio a tutti gli altri, in un'ottica di irreversibilità quasi di questo processo. Irreversibilità, sembra quasi un processo irreversibile, nel senso che non si può fermare. Quindi stavo pensando a un altro processo simile che fa un po' questo processo qua, che sono gli OGM in ambito vegetale, cioè nel senso non sono tanto il problema degli OGM in sé, ma il problema è che le monoculture degli OGM tolgono spazio a tutto il resto. E quindi stavo pensando, in questione di OGM ci sono movimenti di tutela della biodiversità, allora passando il termine, ci sono tentativi di biodiversità edilizia da questo punto di vista, ad esempio per dire
c'è un'area che è a rischio di urbanizzazione, per dire, cioè, è uno spazio di ci si vogliono costruire cose. C'è un qualche tentativo, un qualcosa che dice magari in quell'area facciamo non solo cemento, biodiversità edilizia da quel punto di vista lì. Ecco. Sì, a quanto mi risulta esiste effettivamente una cosa che si chiama tipo che dopo bioedilizia, dunque l'utilizzo di materiali naturali, dunque spesso combinati con materiali moderni. Penso ci sono sicuramente molti tentativi anche interessanti anche in questo campo, però secondo me sono interessanti soprattutto se possono essere sperimentati anche da individui o piccoli gruppi in autonomia, non quando vengono imposti a grande scala. Qui si potrebbe fare un parallelo per esempio con l'energia solare, perché è un aspetto cui non viene molto citato, ma quando l'energia solare sono state sviluppate negli anni 70, credo, i primi pannelli solari, un'idea centrale era anche la indipendenza, l'autonomia energetica, l'idea che tu te lo metti sul tetto, a questo punto tu ti crei la tua energia e riduci la tua dipendenza da dai fornitori di energia. Invece questo lato è praticamente passato ormai completamente, è stato quasi dimenticato, ormai diciamo anche l'energia solare viene prodotta dunque in dei giganteschi campi da cui viene immesso nella rete e tu come prima dunque tu la ricevi da un fornitore o da un altro fornitore dietro pagamento. Forse non si sa più neanche se l'energia solare è molto più ecologica, perché ormai sappiamo anche che produce molti detriti eccetera, ma soprattutto in qualche modo si è perso proprio questa idea di una autonomia sulle sue scelte pratiche. E così anche questa bioedilizia sicuramente può essere una buona idea quando appunto può essere sperimentato con una certa autonomia, o dove d'altronde qui le leggi, che in verità non impediscono nessuno schifo, invece spesso impediscono questo tipo di cose. Non so esattamente come in Italia, ma in Francia mi hanno detto per esempio è vietato vivere in una yurta, per esempio una grossa tenda, perché le costruzioni devono essere inamovibili, credo, per poterci mettere la residenza. Sì, e dunque là improvvisamente invece spuntano fuori anche tante norme e tante leggi quando uno vuole sperimentare con altri tipi di materiali. Però anche lì, appunto, ripeto, queste cose non hanno senso quando viene invece fuori una cosa come quel grattacielo che mi è capitato di vedere a Milano, dunque con tutto interno gli alberi, non ricordo come si chiama questo grattacielo, che appunto magari si presenta magari pure come una cosa ecologica, perché magari libera più, come si dice, diciamo, libera più, cattura più CO2. Sì, cattura più CO2 di quanto non ne produce, ma questo appunto sembrano veramente degli inganni, dunque. Bene. E dunque sono le 5. Quindi non so, magari andiamo a chiudere, tra poco inizia il prossimo dibattito. Ringraziamo molto Anselm per... Grazie a voi. È stato veramente stimolante. E quindi insomma speriamo di rincontrarci presto, di avere un'altra occasione. E facciamo una pausetta, 10 minuti, un quarto d'ora e poi... andiamo con la tavola rotonda su cementificazione, territori e resistenze, che insomma potrà essere anche un'occasione per, come dire, connettere questi saperi che Anselm ci ha fornito anche a delle pratiche di lotta e a una collettivizzazione delle battaglie che sono in corso in città e in valle. Grazie. Le donne del mondo